Procedibile al trattamento delle cardiopatie congenite consiste nell'opera di sintesi che è possibile fare tra l'attività del cardiochirurgo e l'attività del cardiologo interventista. And we've been doing that in the last 2 years in our unit. This involves a surgeon and a cardiologist working together in the catheter lab. Fino a qualche tempo fa le due figure professionali lavoravano insieme ma in ambiti separati. Si è visto però nel tempo che alcuni tipi di patologie o alcune situazioni specifiche sono difficilmente approcciabili in sala operatoria da parte del chirurgo, come ad esempio le stenosi dei rami polmonari, e in alcuni casi sono molto difficili da trattare anche per il cardiologo interventista. È nata quindi l'idea di collaborare insieme, di lavorare insieme nella stessa sala per migliorare appunto i risultati per il paziente e riducendone i rischi. It is easy to get the two groups to work together, but more importantly, the unit's philosophy will need to think or change because the surgeons will work in a slightly stranger environment, and so the surgeons need to have full agreement in being able to work in a stranger place. Si tratta di un concetto nuovo che richiede un alto livello di formazione, di tecnologia sia in ambito chirurgico che cardiologico, per cui i centri che effettuano questo tipo di procedure sono ancora estremamente pochi, però bisogna comunque sottolineare che si tratta di un numero relativamente ridotto di pazienti, che richiedono però un elevatissimo livello di formazione e di collaborazione. Questo concetto ha preso piede negli ultimi anni e sono state anche elaborate delle linee teoriche e delle sale operatorie, diciamo principalmente progettate per poter lavorare insieme. Cosa significa? Significa avere a disposizione nello stesso ambito, nella stessa sala, gli strumenti che utilizza il chirurgo, quindi in particolare la circolazione extracorporea, e gli strumenti che utilizza il cardiologo interventista, e quindi il materiale specifico, i cateteri, i palloni, le guide, ma soprattutto la possibilità di effettuare delle radiografie in sala operatoria e delle cine radiografie in sala operatoria, in maniera tale da inserire appunto il proprio materiale, i cateteri, le guide sotto controllo radiografico ma all'interno della sala operatoria. Un esempio che possa chiarire e rendere più pratico questo concetto è quello del paziente con stenosi sui rami distali della polmonare, quindi in zone non raggiungibili dal chirurgo. In alcuni bambini gli accessi venosi, le vene possono essere chiuse in periferia e quindi anche il cardiologo interventista non avrebbe nella sua sala la possibilità di raggiungere il sito da trattare. In sala operatoria, eventualmente a sterno aperto, quindi con la preparazione che fa il chirurgo del cuore del bambino, il cardiologo avrà quindi finalmente l'accesso al cuore del bambino e potrà inserire i propri cateteri attraverso piccole entrate create dal chirurgo e sotto controllo radiografico effettuare il trattamento che altrimenti non sarebbe stato possibile nelle sale tradizionali.